Benissimo, ragazzi e ragazze, possiamo continuare su questa bellissima collaborazione con Koch Media Games su Outriders World Slayer. Quindi un ringraziamento a tutto lo staff di Koch Media Games, un ringraziamento a tutto lo staff di Square Enix. Grazie ancora a Josafat per avermi inviato un codice della versione PlayStation 5 di Outriders World Slayer. Un ringraziamento a tutti i miei iscritti. Ragazzi, dopo la questione che era esploso il mio alimentatore, perché questo è il primo gameplay ufficiale che con il nuovo alimentatore. Speriamo che il problema era solo quello. Sembrerebbe di sì. Possiamo continuare. Vai, sono felice di questo, quindi si continua. Da che parte bisogna andare? Raggiungi il perimetro difensivo che dovrebbe essere da questa parte, come si vede. Vediamo un po'. Sto registrando con l'HDR attivato, ragazzi, quindi sto registrando con tanto di HDR attivato, quindi vediamo un po'. Poi proverò a registrare anche un gameplay magari senza HDR, vediamo. Ok, vai. A me, ragazzi, questo gioco mi gasa, non so a Sì, voi. sono tutti morti. Ah, cazzo! Allora pensaci tu. Ci sono solo quelle mura tra noi e quei mostri. Sì, ok. Devi trattenerli. Ah, mi sono dimenticato di rimettere il livello Apocalisse 8. Vabbè. Un attimo che adesso lo andiamo a correggere subito. Fatemi finire di distruggere questi nemici. Vediamo se posso affrontare il livello Apocalisse 8. Via. Vediamo un po' se posso cambiare al momento. Sì, ho cambiato, ma non aggiorna subito perché giustamente nella fase di battaglia è così, ragazzi, eh. Allora, vediamo un attimino, calmi tutti. Sì. Non puoi fermarti, ma non devi. Un'ultima possibilità. Tempo fa ho fatto piazzare esplosivi sulle mura. Sì. Abbastanza da incenerire qualunque cosa cercasse Va di superare. bene. Prendi quel cazzo di detonatore e fagli arrosto! Ok. Bene, così vai. Bene, ancora. Ok, vediamo un attimino. Ok. Vedete, adesso ho aggiornato e stiamo giocando al livello Apocalisse 8. No, perché almeno vediamo se riesco in modo che si possono droppare, si può ottenere un loot più, diciamo, più potente, meglio, insomma, migliore. Ecco, allora, qui cosa abbiamo? Ah, abbiamo un'altra. Vabbè, mi sono ricaricato già lì. Comunque, detto questo, io non so se adesso questa cassa che si vede qui è una di quelle per ricaricare. No, è una di quelle per ricaricare. Non sono quelle di legno che può dare il loot. No, non è, non è. Quindi andiamo avanti e vediamo un po'. Comunque il gioco è bellissimo, ragazzi. A me piace, poi non so a voi, ma a me piace veramente tanto. Io amo questo titolo. Io amo questo titolo, ragazzi. Allora. Sì. Sto provando ad ammazzare nemici senza attivare, come si dice?
l'abilità con R1 per vedere se il colpo, visto che ho un 30.000 di potenza fuoco, insomma, voglio vedere se su certi nemici me la posso cavare anche senza. Ok, bene. No, ma io sono contento, ci mancherebbe. Ah sì? Ah, va bene, se vogliamo continuare così, ragazzi, per me. Vogliamo continuare? Va bene. Maremma, cosa vuole questo? Ah beh, oh ragazzi, questi qui sono tosti, eh. Sì, sì. No, ho qualcuno qui dietro. Qualcuno di non letale, ma che può dare fastidio, eh. Non è letale, ma può dare fastidio. Basta. No, no. Vedete, ok. No, è che lì sono stato intrappolato e quindi se ogni volta... No, vabbè, però... Se vengo intrappolato in quel modo, ragazzi, poi succede che mi fanno il culo, non è che... Bisogna cercare di restare in punti molto scoperti, cioè molto ampi per muoversi, altrimenti vabbè ragazzi, è successo. Al momento io comunque ricontinuo sul livello Apocalisse, lascio il livello Apocalisse 8, Poi se vedo che le prendiamo sui denti in una maniera micidiale, magari riabbasso a 7. Però se si può cercare di andare avanti così, almeno posso ottenere un loot migliore. Quindi... hanno sentito, sì, loro sentono tutto. Vediamo un po'. Ok. Bene. Allora, facciamo... Andiamo un attimino qui, ragazzi. No, perché sì, i proiettili ne ho abbastanza. Però... se ho tempo... Preferisco sempre ricaricare il mio arsenale. Ma ancora. È un po' tosta qui, ragazzi, Sì, cazzo. Belli questi giochi da TV. Beh. Allora, vediamo un attimino. Fanculo. Risolviamola alla vecchia maniera. Bene così, ragazzi. Cioè, qui è dell'assurdo. Sono veramente tosti, però... Basta? La volete finire, che dite? Secondo me è stato un po' esagerando, poi ognuno può pensare quello che vuole, ma secondo il mio punto di vista... Maremma
Ragazzi, no dai, però non è possibile, dai, non è possibile così. Non è possibile, no. Vai. Ah, insomma. Insomma. E adesso arrivano quelli tosti, eh. Se ricordo bene, ho detto io. Ho detto io. Allora, questo è veloce, ragazzi. Questo bisogna eliminarlo nell'immediato, se è possibile. Questi veloci qui sono, secondo me, quelli che possono dare più problemi, perché ne sono tanti e così veloci fanno attacchi abbastanza prepotenti, dobbiamo dire. Allora, adesso so che questo è un gioco studiato per fare le coop, per giocare, ma io amo giocare da solo, ragazzi, quindi, e ce la farò, tranquilli, eh. Raggiungerò la massima potenza anche da solo, perché ho stile, ho potenza e anche prepotenza, che in questi titoli ce ne vuole abbastanza, eh. Ce ne vuole abbastanza. Oh, questo è tosto ad andare giù, eh. Ah, ancora? Maremma. Io non so dove sto andando, ragazzi. Io non so... No, io non so da che parte sto andando. Nel baratro, molto probabilmente. Vabbè. Non è che ho ottenuto granché di loot, insomma. Però vabbè, dai. Wow. Ce l'ho fatta? Sembrerebbe. Ma ce ne sono altri, guardate lì. Guardate lì i punti rossi. Ai ai ai. I nemici che odio di più, quelli che volano. Sono i nemici che, ragazzi, odio di più in questo gioco, ve lo assicuro. Maremma. Ma quanti ne arrivano? Quanti ne arrivano? Ne arrivano troppi. Ne arrivano veramente troppi, ragazzi, eh. Maremma, dai. Ancora? Eh beh, ancora. No, no, no. Vabbè, ma che... vabbè, sì, livello ascensione 12, ma devo rifare da capo. Maremma maiala. Allora, qui vediamo cos'ha. Potenza di fuoco extra. Vabbè, quelli ce li possiamo tenere per dopo, tanto... Maremma cinghiala, maremma. Ragazzi, io provo un'ultima volta a questo livello, eh. Ce l'avete visto, ci sono... vabbè, mettiamo, inseriamo questo punto abilità, va. Così inseriamo anomalia, brutalità, prodezza, resistenza. Vai. Riproviamoci, eh. Dopodiché abbassiamo il livello, ragazzi, eh. Dopodiché si abbassa il livello. Vabbè, a rifar da capo così, dai. Arrivano.
sarebbe. Datemi il loot, via. Allora, prima che magari ci posso rimettere le penne, perché può succedere. Intanto questo loot ce l'andiamo a prendere, perché magari può essere qualcosa di... Ragazzi, arrivati a un certo punto, poi uno dice... Maremma, salute massima. Ma qui sono da potenziare, altrimenti poi non si superano i parametri, eh. Ragazzi, io voglio continuare a livello Apocalisse 8, però mi stanno facendo il culo. Vediamo un po', Vediamo un po'. Attraverseranno l'inferno, direi. Risolviamola alla vecchia maniera. Sarebbe? Alla vecchia maniera, in che senso? Calci nel culo, buh, non so. La vecchia maniera è quella, non ce ne sono altre. Ragazzi, questa è l'ultima volta che provo al livello Apocalisse 8, Dopodiché torniamo a 7 e andremo un po' a programmare. Ad arretrare in caso di sconfitta. Vediamo un po'. Ancora. Ancora. Vabbè. Proviamo, Riproviamo, perché abbiamo già provato prima. Sono 4-5 volte, ho perso il conto che proviamo, vabbè. Dai, questo lo buttiamo giù. Ok. Così mi gar... Ancora. Ancora. Vabbè. Va bene. Oh, ragazzi, è tremendo qui, È tremendo, molto tremendo, via. Tosto, ragazzi, è veramente tosto. Che dici, vai giù? Vai giù. Oh. Maremma. No, mi hanno chiuso, ragazzi. Mi sono chiuso io da solo, non è che mi hanno chiuso loro. Sono io che mi sono messo nei guai. Come succede spesso qui, Come succede veramente spesso, però. Ragazzi, scusatemi, ma devo abbassare il livello. Poi nel prossimo gameplay vi proviamo a rialzarlo, insomma, Però non possiamo stare qui fino a domattina. Vediamo un po'. Che comunque è sempre un livello Apocalisse 7 qui, non è che...
Arrivano? Va bene. Ora attraverseranno l'inferno prima di marci. Fanculo. Ecco, fanculo, va bene così, vai. Il fanculo ci sta sempre bene in questi titoli, eh. Ovviamente adesso non posso guadagnare punti per salire di livello Apocalisse, perché ma solo livello personaggio, che comunque sono sempre parametri da inserire, ecco, quindi va bene così, insomma. Ok. È tosta, ragazzi, io ve l'ho detto, non è che perché ho abbassato il livello è tanto semplice, non è così. In solitaria ci vuole più impegno, ok? Ok, vai. Ah, ancora? Ancora che insistete, insomma, vabbè. Basta! Oh ragazzi, ma qui stanno esagerando, qui esagerano, anch'io non scherzo, però troppa confidenza si stanno prendendo, vero? Si stanno prendendo un po' troppa confidenza, che dite? Che comunque a livello Apocalisse 7 mi dà comunque oggetti di livello 40, quindi non è che... Con questa espansione DLC, ragazzi, DLC, insomma, si arriva a raccogliere oggetti fino al livello 75, quindi immagino cosa ce ne può uscire fuori. Ah, eccoli qui. Sono tornati. I farabutti sono tornati, Più mi stanno sul cazzo, più tornano, vabbè. Scusate la parola, il francesismo, ma purtroppo ogni tanto esce fuori, no? In certi scontri. Ok, vai. Sì. No, dai, no! Via! Oh! Finalmente, ragazzi! Ero rimasto intrappolato bene lì, Oh, almeno fino a questo punto qui, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, diciamo che era l'ultimo. Sono 3 ore che stiamo combattendo, ci mancherebbe. Non saremmo qui senza di te, Outrider. Ci hai fatto guadagnare almeno un paio d'ore. Non sprechiamole. Ti raggiungo.
Un paio d'ore è quello che ci ho messo io per fare questo livello. Nel bunker vicino c'è un altro. Vediamo cosa c'è nel bunker vicino. E lo vediamo subito. È tutto finito. Dicono che la tempesta sarà al suo picco stanotte e non ne vedremo la fine. 30 anni in questa cazzo di guerra. Per cosa? Ti stai sbagliando. Possiamo contenere la tempesta. Zaidi aveva ragione. C'è qualcuno che devi conoscere. Tu. Per te io porto questo. Ultimo di frammenti di radice. Iruk. Itare. E può salvare tutti. Però non posso dare ora. E perché? Vostri nemici distruggeranno e basta. Lascia che mi occupi io di loro. No. Tu hai visto mia città. Mio popolo. Niente più futuro continuando guerra. Niente, Itare, se non c'è pace. Pace. Hai fatto tutta quella strada per questo? Credi ci prenderemo un tè con quei cazzo di ribelli dopo quello che è successo? Mi dispiace, ma no. Nemmeno per quelle tue cazzate aliene. Atuma, pensavo ci avresti aiutati. Conosco la comandante. Non è certo una che si arrende. Ma dobbiamo almeno provare, no? Sarà stato tutto inutile se moriamo. Ti mostro tuo futuro? Che c'è? È impossibile. Come? Solo vostro operato. Guarda. Che cosa hai visto? Tenente. Sono io. Manda un messaggero alla comandante. Chiediamo un incontro. Un incontro? Gran maresciallo, ma uccidono ogni messaggero che inviamo. No, non stavolta. Riferite che ci arrendiamo. Allora ragazzi, io direi che possiamo concludere qui questo episodio. Riportiamo al grado 8, così magari nel prossimo gameplay possiamo proseguire al grado 8, insomma. Vediamo un po'. Magari vogliamo andare verso l'accampamento? Sì, c'è l'accampamento. Qui vediamo un attimino. Non ci voglio. Datemi tempo che guardo una cosina. Ah, tanto non abbiamo crediti per acquistare, quindi. Hai sentito? Vabbè. Bene, vediamo un altro giorno. Allora, ragazzi, facciamo una cosa. Magari. Allora, datemi un attimo, Togliamo, proviamo a potenziare questo nuovo equipaggiamento che abbiamo ottenuto. Poi chiuderemo il gameplay. Dai, facciamo così, dai. La mettiamo in questo modo. Sì,
Un attimo, attenzione che qui c'è la sorpresa. Un attimo, Forza anomalia. No, no, vabbè, non mi interessano. Non mi interessano, vediamo quale piso. Vabbè, smantelliamo anche questa. Smantelliamo queste armi qui che sinceramente forse ci faremo solo il brodo, ma io ripeto, forse. Smantelliamo. Oh ragazzi, adesso andiamo un attimo alla fase di potenziamento che troviamola un secondo, no? Lì è per andare avanti con la storia. Ecco qui. Si nasconde sempre. Sei un po' un farabutto, Lasciatelo dire, non ti voglio male, però sei un po' stronzetto. Allora, proviamo a potenziare... i parametri, perché qui secondo me possiamo alzare qualcosina, Shira sta rischiando la vita per tutti noi. Ok. Datemi tempo al tempo, ragazzi, non ve la prendete, insomma. Ma secondo me possiamo aumentare qualche parametro qui, C'è ancora speranza. Tempi di recupero, questo ci fa comodo, direi. Allora, stiamo calmi. Quindi, vediamo un po'. È aumentato qualcosina, vediamo. Vediamo un po'. Sì, di poco qualcosina è aumentato. Vediamo se aumenta anche qui, ma dovrebbe... Vediamo, Ok. Va bene così, quindi qua possiamo smantellare questo che non ci occorre più. Un attimo, E adesso, ragazzi, andiamo a ricontrollare un po' tutto l'equipaggiamento che abbiamo, se possiamo ancora... potenziare qualcosina. No, questo abbiamo vediamo un attimo. Ok, allora calmi, non ve la prendete. Così chiuderemo il gameplay nel migliore dei modi. Un attimo, ecco, infatti così chiuderemo il gameplay nel migliore dei modi, o almeno spero. No, qui non possiamo aumentare perché mi mancano. Vabbè, danni a corto raggio qualcosina abbiamo aumentato. Qui non so se possiamo... Ok. Ragazzi, purtroppo qui ci vuole stile, come si dice. Ok, io direi che abbiamo... Ecco qui come si presenta il nuovo look. Ok, bello, Qualche parametro aumentato, potenza fuoco... 30k.6, 29 di forza anomalia. Insomma, ragazzi, dai, non ci si può lamentare. Io direi che possiamo chiudere qui questo episodio. Allora, come sempre, ringrazio Coach Media Games per questa bellissima collaborazione che continua. E ringrazio tutto lo staff di Coach Media Games per avermi inviato, per avermi proposto questa collaborazione. Ringrazio Square Enix. Ringrazio Josafat per avermi inviato un codice della versione completa del gioco di Outriders World Slayer. Un ringraziamento a tutti gli iscritti sul mio canale YouTube. Ragazzi, ho disabilitato l'HDR così magari escono meglio anche i gameplay, ok? Allora, un ringraziamento a tutti. Ciao e alla prossima. Grazie di cuore per il vostro supporto. Ciao.